Benvenuti gentili telespettatori alla Tenso Struttura di Maranola per questo 18° turno di campionato C2 di calcio a 5, girone A. L'Heracles ospita lo Sporting Terracina. Dopo 3 sconfitte consecutive i ragazzi di Macari dovranno rialzare la testa e portare un risultato positivo a casa. Un ringraziamento va a Giuseppe Capuano per la cura delle riprese, chi vi parla è Francesco Di Luna. Andiamo a leggere le distinte per quanto riguarda l'Heracles. 2 Valerio, 3 Zottola, 5 Ferrara, 6 Treia, 8 Colacicco, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Corona, 20 Mella, 22 Napolitano, 23 Petrella e 27 Corrente. Allenatore Matteo Macari. Per quanto riguarda lo Sporting Terracina, 1 Iacovacci, 2 Baroni, 3 Leonardi, 4 Peppe, 5 Caringi, 7 Coppolella, 8 Caringi Emilio, 9 Parisella, 17 Palma, 18 Cataldi, 99 Trulli. Allenatore Ginepro Antonio. Arbitra il signor Remieri Pasquale di Frosinone. Le squadre si sistemano in campo. Per quanto riguarda lo Sporting Terracina, che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con un completo bianco-azzurro, ci sono in campo il numero 2 Baroni, il numero 17 Palma, il numero 1 Iacovacci, il capitano Parisella col numero 9 e il numero 7 Coppolella. Per l'Heracles invece, che attacca da sinistra a destra, a porta Petrella, Ferrara, Treia, Colacicco e Corona. Come abbiamo detto, l'Heracles viene da un periodo non troppo positivo. Infatti nelle ultime 3 partite ha subito 3 sconfitte, comprendendo anche la Coppa Lazio nel primo turno d'andata degli ottavi di finale. È stata battuta per 4-0 dall'Eur Massimo, che, come ha sottolineato anche mister Macari, è una squadra di un altro livello. Lo Sporting Terracina invece viene da un pareggio in casa con lo Sport Country Club per 6-6. Quasi tutto pronto. Fischia l'arbitro Remieri. Si parte con il possesso dei ragazzi di casa. Treia gestisce questo primo pallone. Scambia con Antonio Colacicco. Corona cerca subito il lancio lungo per Treia, ma il capitano Parisella gestisce recuperando di testa questo pallone. Rinvio sbagliato da parte di Iacovacci. Colacicco tenta il tunnel non riuscito su Palma, che getta fuori questo pallone in fallo laterale. Si riprende dal possesso Heracles. Ferrara scambia con Treia. Corona che appoggia per Antonio Ferrara. Corona non controlla questo passaggio. Si riprende con possesso Sporting Terracina, batte Coppolella, che sbaglia questo, scambia con Parisella, va subito a pressare il capitano Parisella, che è il miglior marcatore dello Sporting Terracina, il secondo addirittura del campionato del girone A, con 27 reti delle 66 siglate dal Terracina in questa prima parte di stagione. Paolo Petrella per Antonio Ferrara. Corona lungo per Treia, che cerca Antonio Colacicco. Si appoggia bene ancora a Treia, che va lungo per Colacicco, ma non riesce a controllare questo pallone. Si riprende dalla rimessa dal fondo per gli ospiti. Iacovacci lungo, troppo lungo per Palma, che non può arrivare su questo pallone. Allora batte subito Petrella per Treia. Ancora Treia per capitano Corona. Treia si imbuca, ma non riesce a controllare questo passaggio troppo lungo da parte del vice capitano Corona. Passaggio sbagliato da parte di Coppolella.
fase un po' confusa della gara, con molti errori a livello di passaggi e gestione dei palloni. Riesce a controllare questo passaggio Ferrara. Adesso Antonio Colacicco prova a proteggere questo pallone, viene recuperato e ancora il numero 2 Baroni perde il contrasto con David Corona. Controlla male questo pallone Antonio Ferrara, poi lo recupera Treia, lungo per Antonio Colacicco che protegge questo pallone ma lo manda in rimessa laterale. Conquista questa rimessa laterale Palma. Coppolella lungo per Parisella che non può mai arrivare su questo pallone. Abbiamo detto una fase piuttosto confusa del match. Colacicco per Ferrara. Treia ancora per Ferrara. Corona finisce nuovamente in fallo laterale questo pallone. Entrambe non riescono a gestire un pallone per più di 30 secondi. È una fase più di studio per entrambe. Sbaglia intanto questo passaggio. Corona davanti alla porta. Ottimo lì intervento di Jakovac che manda in calcio d'angolo questo pallone. Dopo un errore da parte di Baroni, che adesso subisce un fallo. Parliamo di Coppolella. Una botta sullo stinco. Dicevamo un periodo piuttosto negativo per l'Heracles, che in campionato nelle ultime 5 ha visto il risultato negativo per ben 3 volte, 2 volte in casa con il Latina 2017 e con la Virtus Faite, nell'ultima fuori casa con il Lido il Pirata. Corona per Ferrara che tenta la conclusione, deviata da Parisella, sarà nuovamente calcio d'angolo. Va sul punto di battuta Treia, si appoggia Antonio Ferrara, ancora scambia con Treia, il tacco per Corona, si appoggia Ferrara ma è fallo laterale. Corona per Treia, si appoggia bene ad Antonio Ferrara, ancora Treia, Colacicco protegge bene questo pallone, lo scarica ma commette fallo secondo l'arbitro perché ha trattenuto l'avversario Baroni. Intanto Baroni scambia bene con Palma. Nuovamente possesso Heracles. Treia, si muovono molto i giocatori di Macari, tutte le zone del campo. Colacicco sbaglia questo passaggio ma non riesce a controllarlo comunque Parisella. Una formazione potremmo dire così atipica dell'Heracles, che di solito è sempre partita con Riso titolare, Mella titolare, invece probabilmente complice anche dei problemi fisici. Intanto si scalda anche Michele Corrente, probabilmente pronto ad entrare. Subisce fallo intanto Antonio Ferrara. Diciamo una formazione titolare nuova. Antonio Ferrara scarica per Treia che va lungo per Antonio Colacicco, bene, punta Palma, riappoggia per Treia, passaggio filtrante per Antonio Colacicco che scarica per Ferrara. Buona la trama di gioco dell'Heracles, riesce a non perdere questo pallone Treia dopo un contrasto con Baroni. Corona dentro, buono il passaggio per Treia che non commette fallo ma getta fuori questo pallone a favore della squadra ospite. Batte Palma. Parisella scambia con Coppolella, scarica nuovamente per Parisella che è costretto a gettare via questo pallone perché si trova in una zona di campo pericolosa. È entrato intanto Michele Corrente per Treia, numero 27, che è tornato
al pieno della condizione dopo qualche problema fisico nei mesi precedenti. È tornato a totale disposizione di mister Magari, lui che si è contraddistinto soprattutto nella prima fase di campionato proprio per l'ottima fase difensiva. Coppolella sul punto di battuta scambia con Baroni, che non riesce a gestire questo pallone, lo recupera Corona, prova a puntare, intanto Paresella recupera nuovamente questo pallone, lo mette dentro per Coppolella, recuperato ottimamente da Michele Corrente. Intanto la ripartenza, Corona che subisce fallo da parte di Paresella, che viene anche ammonito. Ammonizione per il capitano numero 9. Si chiariscono l'arbitro e il capitano del Terracina. Riprende il gioco. Ferrara non riesce a controllare questo pallone e permette allo Sporting Terracina di ripartire dalla rimessa dal fondo. Va a lungo Iacovacci per Paresella. Corona si appoggia ad Antonio Ferrara. Sbaglia il passaggio con la Cicco, ma recupera Baroni che lo perde successivamente. Antonio con la Cicco non riesce a proteggere questo pallone, ma lo getta in fallo laterale palma. Antonio Ferrara per David Corona. Protegge l'ennesimo pallone Antonio Colacicco, che lo perde poi per Coppolella, che riparte. Subisce fallo da parte di Antonio Ferrara, che viene ammonito. Il fallo è stato commesso fuori dall'area, quindi sarà calcio di punizione. Ammonito Ferrara. Un altro dato importante legato agli ultimi risultati negativi dell'Heracles è che con le ultime sconfitte non è più la miglior difesa del campionato. Infatti con 40 gol subiti adesso è la terza miglior difesa, perché ne hanno subite 39 la Virtus Faiti e lo United Pomezia. Paresella sul punto di battuta, parte il suo destro direttamente sul fondo. Zero a zero quando siamo all'undicesimo della prima frazione di gioco. È entrato anche Francesco Valerio. Paresella recupera ottimamente questo pallone, lo scambia con Coppolella, che tenta il dribbling su Valerio, poi ancora Coppolella, il dribbling, il mancino sul fondo, ma ottimo lo scambio tra Paresella e Coppolella, autore di un'ottima giocata, ma il tiro si spegne sul fondo. Si scaldano anche Yuri Mella e Daniele Riso. Gestisce male questo pallone Francesco Valerio. Allora, si riprende dalla rimessa per lo Sporting Terracina. È entrato intanto il numero 5 per lo Sporting Terracina, Carinci Massimiliano, al posto di Baroni. Scarica questo pallone Antonio Colacicco, la bomba di Francesco Valerio deviata, finisce in calcio d'angolo. Va David Corona sul punto di battuta, scambia con Antonio Colacicco, la traversa sulla ribattuta, Francesco Valerio tenta la conclusione, ancora pronto Iacovacci, ma splendido schema da parte dell'Heracles con un calcio d'angolo battuto sul primo palo e Colacicco che calcia in porta, ma Iacovacci devia prima sulla traversa e poi è pronto sulla ribattuta sulla conclusione di Francesco Valerio.
lungo questo passaggio di Francesco Valerio. Interrompe il gioco l'arbitro perché c'è un parastinco in area di rigore. Intanto entra anche il numero 18 al posto di Coppolella, ad entrare a Cataldi. Si riprende Jacovacci, va lungo per il neoentrato Carinci. Per quanto riguarda lo Sporting Terracina invece, gli ultimi risultati rispecchiano l'andamento complessivo del campionato degli ospiti. Entrato Daniele Riso intanto al posto di Antonio Ferrara. Michele Corrente va a lungo per Antonio Colacicco, che prova a superare Parisella. Subisce fallo Parisella da parte di Antonio Colacicco e viene ammonito. Già tre ammoniti nel primo quarto d'ora di questa gara. Due per l'Eracles e uno per il Terracina. È uscito intanto Antonio Colacicco a favore di Yuri Mella. Si riprende dal calcio di punizione per il Terracina. Va il capitano Parisella che si appoggia a Caringi. Parisella alto per Cataldi, recupera questo pallone Michele Corrente che scambia adesso con Yuri Mella. Va da Daniele Riso, Daniele Riso tenta il dribbling dentro per Yuri Mella che non riesce a controllare questo pallone. Jacovacci si riappropria della sfera, chiede il fallo il capitano. Intanto Daniele Riso, la conclusione che termina poco fuori dall'incrocio dei pali. Intanto gioco nuovamente interrotto, si è scoperto di chi era il parastinco, era di Francesco Valerio. Il giocatore del Terracina ha ricevuto pallone nell'area, quindi si ribatte. Parisella va a lungo per Caringi, controlla benissimo questo pallone davanti a Petrella, si fa ipnotizzare Petrella, ottima uscita, riesce a difendere ottimamente la porta. Ottimo intervento di Paolo Petrella. Daniele Riso adesso per Michele Corrente. Riso scarica per Francesco Valerio. Ancora Valerio per Daniele Riso. Dopo una prima fase confusionaria, adesso è l'Eracles a dettare il gioco e il Terracina che cerca di sfruttare qualche ripartenza. Subisce intanto fallo Daniele Riso da parte sempre dell'onnipresente Parisella, che come già detto è il miglior marcatore del Terracina, il secondo dell'intero girone con 27 reti. Tanto recupera questo pallone il numero 17 del Terracina. Parisella tenta il dribbling, va a lungo per Cataldi, ma è pronto Petrella a recuperare questo pallone, a offrire la ripartenza per l'Eracles. Parte dal basso la trama dell'Eracles. Michele Corrente per Yuri Mella che protegge questo pallone, lo riscarica. Valerio per Yuri Mella che non controlla questo pallone all'interno del rettangolo di gioco. Chiede il time out intanto lo Sporting Terracina per riorganizzarsi in questa fase in cui l'Eracles sta imponendo il proprio gioco e i ragazzi di Mister Ginepro stanno cercando invece di sfruttare le ripartenze.
magari che si spiega con i suoi giocatori su quelle che sono le posizioni da mantenere in campo. Quella che è sicuramente una fase importante del match quando siamo al 18esimo. E dicevo prima, lo Sporting di Terracina nelle ultime 5 partite ha subito 3 sconfitte, un pareggio nell'ultimo match con lo Sporting Country Club ed una vittoria contro il Nettuno in casa per 6-4. Terracina che è nono in classifica con 19 punti. Caringi per Cataldi che non controlla questo pallone, lo recupera ottimamente Michele Corrente, chiede il calcio d'angolo Caringi ma in realtà è rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Daniele Riso per Michele Corrente, ancora lo scambio con Francesco Valerio. Iurimella protegge questo pallone, lo riscarica, lo stesso lavoro fatto fino al 15esimo da parte di Colacicco. Francesco Valerio ancora troppo lungo questa volta invece per Iurimella, si riparte da Iacovacci. Rimessa laterale dopo l'ennesimo passaggio gestito malamente da parte di Palma. Un Terracina che è più bravo a sfruttare le ripartenze sicuramente piuttosto che a gestire il gioco dal basso, infatti molti sono stati i passaggi sbagliati. Tenta la girata Iurimella ma il pallone era terminato fuori dal campo. Rientrato intanto Baroni, uscito il capitano Parisella che rifiata. Daniele Riso tenta il mancino che finisce deviato sul fondo e sarà calcio d'angolo. Scarica per Michele Corrente, Francesco Valerio non va a concludere, ci prova invece Daniele Riso, sarà rimessa dal fondo in questo caso. Iacovacci per Coppolella che tenta la giocata, rimessa laterale dopo la deviazione di Francesco Valerio. Siamo ancora sullo 0-0 al 21esimo, poche le azioni degne di nota ma un Heracles che comunque sta facendo la partita. Michele Corrente scarica per Daniele Riso, chiede a Michele Corrente di abbassarsi, si muove in tutte le zone di campo Michele Corrente, cerca Iurimella, Daniele ci riesce, dentro per Michele Corrente, si alza l'Heracles, Francesco Valerio per Daniele Riso che tenta la conclusione di prima che finisce direttamente tra le braccia di Iacovacci, recupera ancora questo pallone Corrente, finisce in fallo laterale per il Terracino. Coppolella lungo per Caringi, troppo lungo però. Tre falli a favore dell'Heracles, tre falli a favore dello Sporting Terracina, ricordiamolo sempre da tenere d'occhio anche queste situazioni perché al sesto fallo ci sono i tiri liberi. Valerio scarica per Daniele Riso, va da Iurimella che tenta il dribbling, poi scarica per Valerio che scambia ancora con Daniele Riso. Iurimella prova a controllare questo pallone, Coppolella pronto a battere questa rimessa laterale, chiede la distanza. Parisella è rientrato in campo, tenta la giocata, non riuscita, si ricomincia da Petrella, va a lungo per Iurimella che controlla bene questo pallone e permette ai suoi di alzarsi.
non controlla questo pallone Iurimella, ma l'arbitro dà comunque rimessa laterale a favore dei padroni di casa. In questo caso però l'ultima deviazione è stata di Iurimella. Parisella, corrente per Valerio. Si alza ancora l'Heracles. Michele Corrente gestisce questo pallone. Va da Daniele Riso, che scarica nuovamente. Iurimella tenta passaggio lungo, Michele Corrente per Daniele Riso, bloccato ancora dal solito Parisella, che scarica per Baroni. Iacovacci costretto alla rimessa lunga direttamente tra le braccia di Petrella. Si riappropria subito del possesso del pallone il numero 20 Iurimella, secondo miglior marcatore dell'Heracles dopo Daniele Riso. 15 le reti del numero 10, 11 quelle del numero 20. Pronto a rientrare in campo anche Antonio Ferrara. Coppolella getta via questo pallone in una zona pericolosa del campo. Quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo, l'Heracles è alla ricerca del gol che sbloccherebbe la partita. Una partita importante, delicata. Antonio Ferrara, appena entrato, tenta una conclusione che finisce largamente sopra la traversa. Diciamo un Heracles che oggi deve assolutamente portare a casa un risultato positivo. Sbaglia malamente un altro passaggio Palma. Iurimella scarica per Daniele Riso, deviato da numero 17 del Terracina Palma. Sarà calcio d'angolo. Diciamo deve trovare un risultato positivo assolutamente dopo il periodaccio. Tenta la conclusione al volo Daniele Riso, un'altra deviazione. Sarà l'ennesimo calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Corona ancora per Daniele Riso, la conclusione parata da Iacovacci. Non riesce a ripartire però in maniera positiva Coppolella. Riso scarica per Antonio Ferrara, che cerca Colacicco, appena entrato al posto di Iurimella. Ancora Colacicco. Bene per Daniele Riso. Bene, ottimo il passaggio filtrante di David Corona per Daniele Riso, dentro per Antonio Colacicco, che devia il pallone ma finisce in rimessa dal fondo. Ottimo lo scambio Corona-Riso-Colacicco. Per un Heracles che sicuramente in questo primo tempo, per quello che ha fatto vedere, merita il vantaggio. Da segnalare anche la traversa beccata da Antonio Colacicco dopo una conclusione deviata da Iacovacci. Da segnalare anche un ottimo intervento in uscita da parte di Paolo Petrella su Coppolella. Per il resto possesso palla nettamente a favore dei padroni di casa. Entrato Treia al posto ancora di Daniele Riso. Sbaglia questo passaggio Antonio Colacicco, concede la rimessa laterale a favore degli ospiti. Per quello che diciamo, un Riso che nella prima parte di campionato si è reso assoluto protagonista. Intanto tenta da lontano la conclusione Coppolella, ancora pronto Paolo Petrella. Ripartenza Colacicco per Antonio Ferrara. Dentro per Colacicco ancora.
Tenta il dribbling, la conclusione deviata dal capitano Parisella, poi Antonio Ferrara sulla ribattuta conclude fuori dallo specchio della porta. Bene questo pallone controllato da Baroni. Quando mancano circa 2 minuti al termine del primo tempo, con eventuale recupero, Coppolella dentro per Parisella, la conclusione di Mancino, ma l'arbitro aveva fischiato un fallo. Si riparte infatti da un calcio di punizione, batte subito Corona. Terry ancora per il numero 11, Antonio Ferrara scarica per Corona. Chiama lo scambio Antonio Colacicco, non viene accontentato. Ancora controllo di Mancino, tenta il dribbling. Il destro deviato da Palma. Chiede l'aggiornamento dei falli l'arbitro. Dice che il Terracina ha commesso 4 falli. Treia dentro per Colacicco che controlla, non riesce a calciare però. Si gira col Mancino. Ribatte Coppolella. Treia scarica per Ferrara. David Corona. Scarica per Treia. Gestiscono bene questo possesso palla. Sale David Corona. Antonio Ferrara. Per Treia. Scambia con Antonio Colacicco ancora. Scarica nuovamente per Treia. Buona la trama di gioco. David Corona punta. Il Mancino e il vantaggio. Ottimo scambio. Treia, Colacicco, David Corona, che dopo aver puntato Carinci sferra un Mancino fantastico che termina sotto il 7. E vantaggio Heracles 1-0. Nell'ultimo minuto del primo tempo. Un minuto di recupero, chiama l'arbitro, ancora David Corona davanti alla porta, palo incredibile, poi Antonio Ferrara, Iacovacci pronto sulla conclusione. Tutto il meglio del primo tempo arriva negli ultimi istanti della frazione di gioco, con un Corona protagonista, prima con il gol del vantaggio e poi con un palo, un vantaggio meritato per questi primi 30 minuti della partita. Subisce fallo Parisella da parte di Antonio Ferrara. Cacchio, serve un fallo così. Carinci per Palma. Parisella scarica per Palma e finisce così il primo tempo. Heracles in vantaggio per 1-0 con gol di Corona. L'appuntamento è per il secondo tempo. Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo, si riprende dal vantaggio dell'Heracles con il gol di Corona che fece il risultato per adesso sull'1-0. Un Heracles che si è reso protagonista con diverse azioni, prima con Antonio Colacicco che ha beccato la traversa, con Corona che poi ha trovato il vantaggio ad 1 minuto dal termine del primo tempo, e negli ultimi istanti della prima frazione di gara Corona che trova nuovamente un palo. Squadre si sono sistemate in campo per l'Heracles che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Petrella a porta, Ferrara, Colacicco, Treia e Corona. Per il Terracina invece una novità, esce il portiere
Iacovacci, si gioca con il portiere in movimento, in questo caso Coppolella, e poi Palma, Cataldi. Si inizia intanto il secondo tempo con il possesso del Terracina, diciamo Palma, Parisella, Coppolella, Baroni e Cataldi. Si assume subito questo rischio il Terracina, che ovviamente non ha nulla da perdere in casa della quarta classificata, quindi per riagguantare il pareggio tenta la mossa del portiere in movimento. Tanto Coppolella scarica ancora per Parisella, tenta il passaggio dentro Antonio Ferrara, la conclusione lunga dopo aver recuperato il pallone, entra subito il portiere. Contesta questo cambio fatto velocemente l'arbitro da parte del Terracina con il portiere Iacovacci, entrato subito al posto di Coppolella. Sbaglia intanto il controllo Baroni. Diciamo infatti che il Terracina non ha nulla da perdere qui oggi in casa della quarta classificata, e che comunque è una novità il fatto che l'Heracles sia quarta, dopo che in questa prima parte di campionato è sempre stata tra le prime due posizioni, invece si è fatta scavalcare l'ultima giornata dall'Heracles Aprilia, che è arrivato a quota 37 punti, e il Buena Onda, che è arrivato a quota 36. L'Heracles invece è rimasto fermo a causa delle ultime due sconfitte a quota 35 punti. Ha allungato in maniera definitiva il Pomezia, che continua la sua lunga corsa per il primato ed ha 42 punti. Pomezia che, come detto, tanto Ruben Treia dopo lo scambio con Colacicco calcia sopra la traversa. Treia offre la ripartenza per David Corona, ma interviene benissimo Baroni. Tunnel a danno di Colacicco da parte di Palma. Cataldi si appoggia a Baroni, lungo Cataldi per Parisella che spizza di testa, recupera Treia questo pallone. Cerca Antonio Ferrara, torna lui questo pallone ancora, ma lo riesce a intercettare Iacovacci. Parisella subisce fallo da parte di Colacicco, che dice di aver preso nettamente il pallone. Magari cerca di tranquillizzare il numero 8 Antonio Colacicco, perché è già ammonito. Come detto, il primo tempo 3 gli ammoniti, 2 per l'Heracles e 1 per il Terracina. Per l'Heracles Antonio Ferrara e Antonio Colacicco, per il Terracina il capitano Parisella col numero 9. L'Heracles, che come già ho sottolineato è diventata la terza miglior difesa, si è fatta scavalcare anche per quanto riguarda questo importante dato dal Pomezia e dalla Virtus Faiti, che stranamente, essendo al sesto posto, comunque fa della difesa la sua forza. Parliamo della Virtus Faiti. Per quanto riguarda l'attacco invece, l'Heracles sta dietro a molte realtà locali, infatti la migliore è l'Aprilia. Tanto fischia un controfallo l'arbitro a favore del Terracina. Diciamo, il miglior attacco è dell'Aprilia con 90 reti, poi il Pomezia e il Buena Onda 82. Per capire un po' l'importanza di questo dato, pensate che l'Heracles ha siglato 58 reti. Il miglior marcatore, come già detto, è Daniele Riso. Intanto intercetta di nuovo questo pallone David Corona, che scarica per Paolo Petrella, va lungo per Antonio Colacicco, riesce a proteggere la sfera. Sale Heracles, chiama lo scambio Antonio Colacicco. Treia per David Corona. Ferrara. Ottimo il possesso palla tenuto fino a questo momento da parte dell'Heracles.
quando sono passati 5 minuti del secondo tempo, per un risultato importante che deve essere difeso da parte dell'Heracles, perché tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte è sicuramente importante. Ancora David Corona che tenta la conclusione che viene deviata, riparte Coppolella, bene il dribbling su Treia, recupera il pallone Antonio Ferrara, offre la ripartenza, Treia dentro per Antonio Colacicco, davanti a Iacovacci, si fa ipnotizzare, poi Antonio Ferrara salva Palma sulla linea. Grandissima opportunità per l'Heracles per portarsi sul doppio vantaggio, prima con Colacicco e poi con Ferrara, ci hanno provato ma sono stati intercettati prima da Iacovacci e poi da Palma. Corona per Colacicco che scarica per Antonio Ferrara, tenta la conclusione di punta che intercetta Baroni. Intanto è entrato anche Michele Corrente al posto di Treia che non riesce a controllare questo pallone. Parisella va lungo, troppo lungo per Palma che non può arrivare su questo pallone, sarà rimessa dal fondo per l'Heracles. Entra anche Francesco Valerio al posto di Antonio Ferrara. Michele Corrente. Corona per Valerio che non riesce a controllare questo pallone, lo recupera Antonio Colacicco. Il dribbling su Parisella, passaggio per Michele Corrente deviato che finisce tra le braccia di Iacovacci. Palma scambia con Parisella, ottimo il dribbling di Baroni che però simula nel contrasto con Corona e viene ammonito dal signor Remieri. Quarto ammonito della gara. Si riparte ancora dal possesso Heracles. Michele Corrente riceve questo pallone da Francesco Valerio, scambia con Davide Corona, va a lungo per Michele Corrente, il dribbling non riuscito su Coppolella che intercetta. Corona per Colacicco, passaggio sbagliato da parte di Colacicco, non può arrivare Corona. Coppolella lungo per Parisella, riesce a controllare questo pallone, il dribbling su Valerio, la conclusione direttamente tra le braccia di Petrella. Corona per Michele Corrente che si appoggia a Francesco Valerio che lancia lungo, riesce a controllare Colacicco questo pallone. Michele Corrente, gran destro deviato da Iacovacci in calcio d'angolo. Corona mette questo pallone in mezzo su cui non arriva né Colacicco né Michele Corrente che hanno fatto due movimenti opposti. Palma prova a far salire i suoi, intercetta Michele Corrente. Corona intercetta questo pallone, il destro a fil di palo, è sempre Corona a creare pericolo nella zona di campo avversaria. Il risultato di oggi per l'Heracles è importante non solo per rialzarsi dal periodo negativo ma anche perché settimana prossima si va in casa del Pomezia, prima in classifica, e quindi è importante raccimolare maggior numero di punti possibili anche in vista di uno scontro fondamentale tra le prime posizioni. Pomezia che oggi gioca in casa del Sport Country Club, mentre le altre dirette concorrenti dell'Heracles per la corsa playoff, che sono il Buenaonda e l'Heracles Aprilia,
sono rispettivamente in campo il primo in casa con la Virtus Faiti, la seconda fuori casa con il Real Fondi. Francesco Valerio scambia con Corona, cerca ancora il passaggio filtrante, intercettato da Parisella, sbaglia a sua volta questo scambio. Corona per Colacicco, prova a salire Francesco Valerio. Antonio Colacicco cerca Michele Corrente che si appoggia a Francesco Valerio, non trova lo spazio per la conclusione. Michele Corrente si gira bene, scarica per Francesco Valerio, trovato Corona, tenta il dribbling che riesce, ancora un dribbling davanti alla porta, il secondo gol dell'Heracles, 2-0, doppietta di David Corona. Una prestazione monumentale fino a questo momento del numero 11 dell'Heracles, che esce in questo momento per far spazio a Daniele Riso. 2-0 all'undicesimo del secondo tempo. Si mette decisamente in salita la gara per gli ospiti, che sotto di due reti fuori casa dovranno trovare le energie per recuperare eventualmente questo risultato per un Terracina che, come detto anche nella prima fase della gara, ha un andamento piuttosto altalenante. Intanto Cataldi cicca malamente questo pallone davanti a Petrella, subito l'occasione per gli ospiti di riaccorciare le distanze. Forte, forte! Valerio lungo per Michele Corrente che protegge bene questo pallone e fa salire i suoi. Daniele Riso preferisce gestire con calma questo pallone. Treia non controlla, controlla però Francesco Valerio che va dentro per Michele Corrente, da solo avanti a Iacovacci, si fa ipnotizzare, interviene bene il numero uno ospite. Andiamo, ragazzi, andiamo! Si riprende da una rimessa laterale per l'Heracles, diciamo il Terracina che ha avuto un andamento altalenante in questo campionato, è 19 punti. Peggio di loro solo Sport Country Club, l'L Nettuno, Flora 92, Città di Pontinia, che pensate il fanalino di coda di questo girone A, è ancora a quota 0 punti, con una difesa che ha subito ben 135 reti. Il Terracina invece settimana prossima ospiterà proprio il Città di Pontinia, un'occasione importante per recuperare un po' di punti e uscire fuori dalla parte bassa della classifica. Intanto Daniele Riso tenta un tiro, adesso un fallo commesso da parte di Michele Corrente su Parisella. Coppolella non va lungo per il movimento di Caringi. Parisella ancora per Caringi, va lungo Parisella proprio per il movimento del numero 5, ma il pallone termina in fallo laterale. Quando siamo al giro di boa del secondo tempo, manca un quarto d'ora al termine della gara, Michele Corrente prova a girarsi, fermato da Coppolella. Calcio d'angolo, dentro per Daniele Riso che non segue il movimento dettato dal passaggio di Corrente. Riparte Parisella, il dribbling riuscito su Riso. Intercetta Treia, la ripartenza. Dentro per Michele Corrente, davanti a Iacovacci, tenta la conclusione. Murato ancora dal capitano Parisella.
ha pensato troppo Michele Corrente davanti a Iacovacci, doveva tentare una conclusione di prima, invece ha perso un tempo di gioco importante. Cataldi lungo per Caringi, che arriva su questo pallone costretto a gettarlo fuori dal rettangolo di gioco Treia. Entra Iurimella al posto di Michele Corrente. Coppolella intercetta Francesco Valerio, prova a salire. Ancora Iurimella dentro per Francesco Valerio. Riparte il Terracina. Sbaglia questo passaggio, intercetta Riso. Tenta il pallonetto su Iacovacci, non riuscito. Ancora il contrasto tra Caringi e Daniele Riso. Entrato il numero 4 intanto per lo Sporting Terracina, Peppe, che va dentro, intercetta Ruben Treia. Daniele Riso tenta lo scambio con Iurimella, si appoggia a Ruben Treia, una buona trama dell'Heracles. Buono il dribbling di Treia che cerca Daniele Riso, pallone però è terminato fuori dal campo, si riprende con il possesso del Terracina. Cataldi, il dribbling è riuscito, il mancino, si fa trovare pronto Paolo Petrella che poi blocca in due tempi questo tiro da parte del numero 18. Punteggio fissato in questo momento sul 2-0 con doppietta di Corona. Conquista un calcio d'angolo Iurimella e viene richiamato il timeout da ragazzi di Macari, che cerca di riorganizzare le idee per riuscire a mettere in sicurezza questo risultato. Lo Sporting Terracina invece dovrà trovare il modo di accorciare inizialmente le distanze e poi riagguantare il pareggio. Parlavo prima dei migliori marcatori per entrambe le squadre, abbiamo detto Parisella è il migliore dei suoi con 27 reti, poi Di Martino con 14 e Coppolella il numero 7 che oggi è in campo con 10 reti. Per l'Heracles invece Riso con 15 reti, Mella con 11 e Valerio con 10, sono i migliori marcatori dell'Heracles. Si riprende dal calcio d'angolo Corona che appoggia per Iurimella, si fa intercettare da Iacovelli. Palma sbaglia nettamente questo passaggio, come già sottolineato nel primo tempo, ottimo in fase difensiva ma nel possesso della palla è carente. Diversi passaggi sbagliati proprio dal numero 17. Peppe prova a salire, concede addirittura la rimessa laterale ai locali con Corona che va sul punto di battuta. Riparte Peppe dopo aver recuperato questo pallone, lo scarica per Palma che va lunga per Carinci che non subisce fallo secondo l'arbitro. Iurimella non subisce fallo secondo l'arbitro. Peppe controlla questo pallone, entra scivolata Daniele Riso ma non riesce ad arrivare sul pallone. Subisce fallo da parte di Corona, numero 4 Peppe. C'è qualche contestazione perché non è stato fischiato precedentemente un fallo
su Iorimella, mentre adesso è stato fischiato l'intervento di Corona su Peppe. Sul punto di battuta c'è Baroni, che è a colloquio con il numero 5 Caringi. Probabilmente ci sarà uno schema, o altrimenti tenterà direttamente la conclusione a rete. Parte Baroni direttamente in porta, nettamente fuori questa conclusione. Protestano Corona e compagni perché il pallone probabilmente era, il fallo laterale era a favore Heracles. Tanto sbaglia questo passaggio Daniele Riso, mette una pezza a Paolo Petrella, riparte Daniele Riso dopo aver fatto un tunnel a Peppe che subisce fallo. Sarà calcio di punizione a favore del numero 10 in completo rosso-nero. Daniele Riso va da Iorimella che si gira e becca un altro palo, il terzo della partita per i locali. Dopo la traversa di Colacicco e il palo di Corona, un altro legno, questa volta preso da Iorimella. Palo che certifica sicuramente il meritevole vantaggio. Intanto tenta la conclusione direttamente al volo Baroni dopo un rilancio lungo di Iacovacci. Un vantaggio che dicevamo assolutamente meritato, oltre i due gol di Corona, tre legni e vari interventi importanti da parte del numero uno Terracina. Corona per Daniele Riso, un altro palo incredibile, il quarto da parte questa volta di Daniele Riso che becca l'incrocio dei pali. Si riprende dal, tanto il cambio Daniele per Michele Corrente, si riprende dalla rimessa laterale per l'Heracles. Non controlla Iorimella, l'arbitro non fischia fallo su questo contrasto di gioco. Lungo parisella per Caringi. Ancora Iuri. Ottimo il dribbling su Palma, questa volta l'arbitro non fischia ancora il fischia il fallo, ha ammonito il numero 17. Terza ammonizione per il Terracina. Sul punto di battuta c'è Antonio Ferrara quando siamo al 24esimo con il punteggio fissato sullo 2-0 per i padroni di casa. Scarica Antonio Ferrara per Michele Corrente, protegge bene questo pallone Iorimella. Antonio Ferrara ancora dentro per Iuri, troppo lungo, Iacovacci va lungo per Parisella, controlla bene questo pallone, tenta il sombrero su Antonio Ferrara e guadagna la rimessa laterale Parisella, più di questo non poteva. La conclusione di Coppolella deviata, sarà direttamente calcio d'angolo. Richiamato Iorimella che pensava fosse rimessa dal fondo, in realtà è calcio d'angolo. Deve tornare a fare la fase difensiva il numero 20.
Dai via proprio lui questo pallone, lo recupera David Corona, va a lungo, spazza via questo pallone, lo intercetta Iacovacci, si riparte dal basso per Terracina, Parisella. Quando mancano ormai 5 minuti al termine di questa gara, tenta il dribbling Baroni. Contrasto di gioco tra il numero 23 Paolo Petrella e il numero 2 Baroni. Petrella va proprio da Antonio Colacicco, è entrato al posto di Yuri Mella, prende la palla di mano ed è il quinto fallo a favore del Terracina, che dal prossimo potrà calciare dal tiro libero. Parisella prova a girarsi, Coppolella, Palma dentro per Parisella, il tacco ancora per Palma, riparte allora Corona, scambia con Michele Corrente, 2 contro 2, si gira e scarica Michele Corrente per Antonio Ferrara, che va da Antonio Colacicco. Corona per Antonio Ferrara, che sbaglia questo passaggio, che Antonio Colacicco era salito. Chiama il time out il mister Ginepro per il Terracina, che deve rifiatare, dovrà trovare le forze in questi ultimi 5 minuti per provare un'isperata rimonta. Deve invece riorganizzare le idee l'Heracles, che deve difendere assolutamente questo risultato. 3 punti che sarebbero fondamentali, che permetterebbero appunto di arrivare a 38 punti ed eventualmente, in base agli altri risultati, di scavalcare l'Aprilia ed il Buenaonda. Insegue invece al quinto posto il Lido il Pirata con 33 punti e che oggi gioca in casa del Pontinia. Da sottolineare il fatto che il Terracina da questo momento in poi ogni fallo che subirà avrà diritto al tiro libero. Inoltre in questa fase giocheranno col portiere in movimento, mancano 4 minuti. Coppolella come portiere in movimento, Parisella che riceve adesso il pallone, scambia con Palma, ancora Parisella. Stanno cercando in tutti i modi il gol per riaccorciare le distanze. Coppolella, ancora per Parisella. Nuovamente Coppolella, deviato la sua conclusione da Corona. Calcio d'angolo subito battuto, Parisella. Palma. Devono trovare il modo di concludere a rete. Sbaglia questo passaggio Parisella. Chiedono di calciare subito in porta perché il portiere non c'è, ma riprende subito la sua posizione. Chiedono maggiore tempestività al numero 23 dell'Heracles. Intanto recupera questo pallone subito Colacicco. Colacicco protegge questo pallone, fa salire Corona, sbaglia questo colpo di tacco, Palma. Pallone non uscito, dice l'arbitro. Viene ammonito Antonio Colacicco, che era già stato ammonito il primo tempo. E viene espulso Heracles, che rimarrà con un uomo in meno per questi ultimi minuti della partita. Protestano con la Cicca e Treia, chiedono chiarimenti al signor Remieri. Per un'ammunizione forse troppo generosa. Una doppia ammonizione per Antonio Colacicco, che forse lo penalizza in maniera troppo pesante.
Dovrà difendere allora con le unghie e con i denti questo risultato l'Heracles, tenendo conto anche del fatto che non dovranno commettere falli. Palma tenta la battuta a rete, murato da David Corona. Riesce a recuperare Corona questo pallone, il dribbling va da solo davanti a Coppolella, il destro e la tripletta di David Corona, 3-0, un risultato messo in sicurezza. Un'ottima ripartenza dopo un dribbling di Corona proprio su Parisella, davanti alla porta fa 3-0, tripletta per lui. Un risultato importante adesso per l'Heracles, maturato dopo una partita in cui nel primo tempo c'è stato ben poco da segnalare, ma nel secondo, soprattutto in questa fase finale, la partita si è accesa. Parisella tenta la conclusione al volo, intanto Petrella tira perché la porta del Terracino è sguarnita, ma finisce sul fondo. Quando siamo entrati nel 32esimo minuto di questa partita, un risultato quasi ormai acquisito, Michele Corrente, è entrato intanto anche Francesco Valerio che è entrato dopo l'espulsione di Colacicco, scontati i minuti. Corona ancora per Michele Corrente, va ancora da Corona che riesce a controllare questo pallone, termina però in rimessa dal fondo. Termina così, l'Heracles torna alla vittoria, una vittoria convincente, 3-0 contro lo Sporting Terracina. Un ringraziamento va a Giuseppe Capuano per le riprese, chi vi parla è Francesco Di Luna, l'appuntamento è sul parquet per l'intervista. Siamo con Antonio Colacicco, si torna alla vittoria 3-0 con lo Sporting Terracina dopo un periodo piuttosto negativo. Che vittoria è? Ma è assolutamente una vittoria molto importante che fa morale. Venivamo da un momento molto molto difficile, sono questi i momenti dove escono i veri uomini e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi e per me si riparte da qui, il campionato è ancora lungo e diremo la nostra, ma ripeto, si riparte da oggi. Dopo diverse gare siete anche tornati a non subire reti, è definitivamente un ritorno alle origini, potremmo dire così. Ma io direi assolutamente di sì, non mi va di parlare delle cose che non sono andate fin questo momento, perché sono cose che si risolvono all'interno dello spogliatoio, però da oggi in poi diremo la nostra, la società è solida, è unita e niente, mi va soltanto di dire che da oggi in poi vedrete di nuovo il vecchio Heracles. Un'espulsione per te su doppia ammonizione per protesta, abbiamo anche detto probabilmente immeritata, cosa dici in merito? Ma guarda, conoscendomi penso che vado espulso ogni sabato, ma questo sabato non ho sicuramente fatto nulla e ancora non ho capito il motivo per il quale sono stato cacciato fuori. Settimana prossima invece andrete in casa della capolista, il Pomezia, lavorerete sodo per fare bella figura sicuramente in casa di una squadra che fino a questo momento ha fatto 42 punti. Ma guarda, solo che mi citi questa partita mi sento ferito, perché sono queste le partite che piacciono a me, sono queste le partite che mi va di giocare. Questo scontro diretto l'aspettavo da tempo, però purtroppo non ci sarò, ma sicuramente i miei compagni diranno la loro e lotteranno fino alla fine. Siamo con il dirigente dell'Heracles Nardella, quest'oggi un ritorno alla vittoria, un risultato importante, 3-0 con il Terracina, avete rialzato la testa. Guarda, è una vittoria che serviva più che altro per farci capire che il campionato non è finito, serve per darci morale, per farci capire che comunque
abbiamo molte potenzialità, l'unica cosa, forse abbiamo pagato un po' la fatica di un girone d'andata impegnativo, gestito bene, perché comunque trovarci là sopra nonostante è un gruppo che ancora si sta allineando. Ci siamo un attimo fermati, ma penso sia soltanto una parentesi, perché comunque l'abbiamo dimostrato anche oggi, le nostre qualità, le nostre capacità, e questo 3-0 soprattutto senza subire reti è veramente importante, perché comunque andare a giocare le partite precedenti e non segnare e subire gol che non eravamo abituati, eravamo la difesa meno battuta del campionato, comunque è una cosa che ci ferisce il doppio. Questa settimana, dovendo preparare una partita importante in casa del Pomezia, potrete dimostrare sicuramente di aver rialzato definitivamente la testa? No, guarda, noi pensiamo innanzitutto a noi, a fare bene il nostro gioco, e non ci mettiamo nessun obiettivo, perché, ripeto, il primo anno del gruppo unito, il primo anno con dirigenza che ha investito parecchio, affrontare una squadra come il Pomezia, che a parer mio è quasi sprecata per questa categoria, non può far altro che renderci onore. Certo, andiamo lì con tutta la buona volontà e soprattutto con la voglia di dimostrare il nostro calcio, che può permetterci di raggiungere qualsiasi risultato. Abbiamo parlato anche del fatto che comunque la difesa dell'Heracles nell'ultimo periodo è stata piuttosto altalenante rispetto alla prima fase di campionato. È anche questo un dato che con oggi una vittoria per 3-0 e il ritorno a non subire gol è stato certificato, e quindi si ritorna, diciamo, un po' come il primo periodo della stagione. C'è qualcosa in particolar modo che magari in questa parentesi dell'ultimo periodo ha influito negativamente e che forse adesso è sparito, diciamo, il problema? Ma diciamo che si aspettava un calo da parte della squadra, noi già lo sapevamo, era giustamente, si aspettava questo, però oggi abbiamo dimostrato che stiamo ritornando su quel livello della prima fase, e purtroppo è importante avere i pochi infortuni, che sono stati anche abbastanza, quindi è un po' tutto un insieme. Il lavoro fatto in settimana abbiamo visto che ha portato un notevole risultato, e si è visto già da oggi. Adesso ci aspetta una settimana che sta entrando molto difficile, perché andiamo martedì a Roma in Coppa contro una squadra di altissimo livello, e l'ha dimostrato anche qua in casa. Poi abbiamo sabato il big match a Pomezia, che è quello più importante, perché e lì dobbiamo dimostrare quello che siamo, ecco, cercare di non subire gol e di fare una prestazione ottima come quella di oggi, che comunque alla fine si è visto che c'è una ripresa, ecco, c'è una ripresa.